il sacerdote aveva fatto l'amore con due boys, erano due boys marocchini. I marocchini sono boy prestanti, molto prestanti, c'è una fama attorno ai boy marocchini e si vede che hanno qualche marcia in più i boy marocchini. Allora questi due boy marocchini frequentavano la parrocchia di un giovane sacerdote, pare fosse, ah beh, che sia chiaro, io la notizia l'ho letta, è veramente come link il riassunto di questo video, così voi la potete leggere nella sua interezza. Questo giovane sacerdote aveva la sua parrocchia dove celebrava le funzioni religiose, e i due marocchini andavano ad aiutarlo, poi il sacerdote ha ceduto alle tentazioni della carne. Le tentazioni della carne, ricordatevi che le tentazioni della carne sono terribili, perché Gesù nell'orto degli ulivi a Gerusalemme aveva detto ai suoi discepoli: pregate, pregate, perché lo spirito è forte, ma la carne è debole. E allora questo sacerdote aveva ceduto alle tentazioni della carne, aveva fatto le more con questi due boys marocchini, e i marocchini godono di una fama eccezionale, di una fama eccezionale i marocchini. E si vede che questi due marocchini poi avevano documentato la situazione e hanno cominciato a ricattarlo il prete. Hanno ricattato il prete: dacci 40.000 euro o noi riveliamo tutto, 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 erga omnes, erga omnes. Questo prete è un prete, si vede, coraggioso, questo sacerdote è coraggioso e ha denunciato tutto. Ha detto: è la prima volta che l'ho fatta, è la prima volta che ho ceduto alle tentazioni della carne. Adesso i due boys marocchini, non so, avranno dei problemi giudiziari, non so, finiranno in carcere. Casomai questi due boys marocchini dovessero finire in carcere con gli arresti domiciliari, avranno tutto il tempo per leggere la mia opera storico-mitologica, tanto ormai la lingua italiana la conoscono, perché se facevano l'amore con questo sacerdote si vede che la lingua italiana la conoscono già. In carcere avranno tutto il tempo a disposizione per leggere questa opera storico-mitologica che parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Le tentazioni della carne sono terribili, io mi ricordo i Vangeli quando Gesù disse là nell'orto degli ulivi: pregate, pregate, perché lo spirito è forte, ma la carne è debole la carne. Ah, povero sacerdote, povero sacerdote, era la prima volta che lo faceva, era la prima volta che lo faceva. Dio, che brutta lezione che ha ricevuto questo sacerdote che ha ceduto alle tentazioni della carne, poveretto, poveretto, chissà cosa dicono di lui i suoi parrocchiani. Ma la lezione l'hanno ricevuto anche questi due boys marocchini, che adesso se la dovranno vedere con gli avvocati, con la magistratura e via di seguito. Va bene, cari amici, come al solito dico a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, anzi, a tutti tanti cari saluti da La Stirpe del Serpente.